Enrico Brilli, Goffredo Jukic, siamo qui oggi per parlare di tante cose, di ricostruzione del centro storico. Voi siete qui per spiegare il vostro programma elettorale. Da dove cominciamo? Ricostruzione del centro storico è uno degli argomenti che tocca davvero di più la cittadinanza aquilana. Sì, ricostruzione dei centri storici, perché oltre al centro storico dell'Aquila ci sono i centri storici delle nostre frazioni. La nostra era una città, così come le frazioni, che vivevano di centro storico, era il centro di gravità permanente, lì c'era tutta l'attività commerciale, tutta l'attività vitale, c'erano gli uffici, era il luogo dove gli aquilani, era uno spazio sociale ed uno spazio psicologico. Per questo è assolutamente necessario ripartire con quella ricostruzione. Noi riteniamo che, essendoci 2 miliardi in cassa, se si riuscirà finalmente a risolvere il problema della sovrapposizione tra struttura commissariale e comune, finalmente si potrà accelerare la ricostruzione del centro storico, essendo pronto il piano di ricostruzione. Il comune è in grado di sostituire in questo momento la struttura commissariale? Perché ieri in un dibattito in Piazza Duomo si parlava anche di questo. Ce la fa il comune in questo momento, oppure ha bisogno, come hanno detto in molti, di una forte integrazione a livello di personale magari? Beh, certamente il comune sta facendo fronte da quando la struttura commissariale è uscita a tutte le problematiche legate alla ricostruzione, quindi evidentemente c'è bisogno intanto di prevedere la stabilizzazione dei lavoratori che in questo momento si occupano di ricostruzione negli uffici comunali e poi ovviamente implementare, se possibile, i livelli occupazionali. Manca poco alle elezioni, com'è il clima rispetto a qualche anno fa? Voi ne avete già vissute, c'è più comprensione rispetto all'avversario, c'è più confusione, c'è più cattiveria, secondo voi? Ma mi sembra ci sia più aggressività da parte di alcuni candidati, soprattutto i candidati che sono, tra virgolette, alle prime esperienze. Per il resto le campagne elettorali sulle elezioni comunali sono sempre una giungla dove ci sono centinaia di candidati, quindi rispetto al passato devo dire che non, da questo punto di vista non noto una grande differenza, certamente i temi sono diversi, tutta una campagna elettorale dove si parla ovviamente di ricostruzione. Abbiamo già parlato del tema del lavoro, che cosa manca all'Aquila oltre ovviamente al lavoro legato alla ricostruzione? Lo sappiamo tutti, la cassa integrazione è diventata ormai una piaga. Voi di Rifondazione come vi state muovendo in questo senso in un momento difficilissimo per tutti? È chiaro, questa era una città in crisi prima del terremoto, quindi il terremoto ha amplificato tutte le problematiche legate all'occupazione, molte fabbriche, industrie che prima operavano adesso hanno chiuso, non hanno riaperto, quindi è evidente che l'amministrazione che governerà la città, e noi ci proponiamo in questo centro-sinistra di essere un pungolo su questo, dovrà avere al centro del proprio programma e della propria attività amministrativa il problema occupazionale.